Bastano i volti di queste persone per capire la rabbia e il senso di impotenza che è stato prodotto dopo il decreto che la scorsa settimana ha salvato quattro banche commissariate da Banca d'Italia, tra queste Banca Etruria. Gli effetti sono stati devastanti per tutti, senza distinzione di sorte. Stamani nella sede di Federconsumatori è iniziato il duro lavoro di ricerca. Deve essere ricostruita ogni singola posizione, come conferma il responsabile provinciale Ferrari. Sostanzialmente chiediamo il MiFID, che è il documento in cui si profila la propensione al rischio dell'investitore, i documenti che hanno sottoscritto con la banca per sapere se ovviamente qual è la posizione di ciascuno, li classifichiamo e poi li manderemo a chiamare non appena abbiamo inquadrato e deciso esattamente l'azione da fare nei confronti di questo problema. State testando una situazione che è drammatica e al tempo stesso è preoccupante. Sì, è estremamente preoccupante perché la banca ha venduto titoli subordinati a una vastissima platea di clienti, persone di età elevata, e hanno investito importi estremamente consistenti, ad esempio le liquidazioni, i TFR o quote sul monte patrimoniale che superano anche il 75%. È in aperta violazione da quello che è la normativa che regola il settore. Perché questi non si sono resi conto con questo decreto il problema sociale che hanno creato non solo a Arezzo ma in tutta Italia. Questa è una banca quotata, le azioni sono state vendute dalla Lombardia alla Sicilia, e le azioni e le obbligazioni subordinate. E la cosa è, e qui c'è una responsabilità a questo punto del management e della banca, che questa roba è stata venduta in piena crisi della banca, in piena crisi ispettiva. C'era già il nucleo ispettivo della Banca d'Italia che aveva già, come dire, visto in che situazione eravamo. E questa è una grida vendetta da tutti i punti di vista, guardi.